Così intanto iniziale sulla sorte che l'Apocalisse ha avuto nella storia del cristianesimo, qualche battuta, qualche cenno che però un pochino aiuta, credo. E poi vorrei indicare, qui ho messo alcune chiavi, in pratica diciamone penso quattro chiavi di lettura, quattro prospettive con cui accostarsi a questo libro che aiutano a non fraintenderlo, diciamo. Quali sono? Sono, il primo lo chiamo così, una chiave di tipo storico-teologico, cioè se vogliamo capire l'Apocalisse, almeno un po', dobbiamo collocarlo dentro l'apocalittica. Questa è la prima chiave, cioè noi siamo troppo abituati a pensare, forse, no, che l'Apocalisse sia una specie di unicum, ma non è mica così. È solo una espressione di un fiorentissimo filone di letteratura antica che si chiama appunto la letteratura apocalittica. Prende il nome da Apocalisse, dall'Apocalisse di Giovanni, ma è proprio un corpus di letteratura. Allora è utile ricordarselo e vedere almeno alcuni tratti fondamentali di questo tipo di libri. Il secondo elemento, diciamo, generale che aiuta un po' a orientarsi in Apocalisse mi pare che sia la questione della struttura del libro. Cioè c'ha una sequenza questo libro o è una somma di tante visioni che si accatastano? Quindi un pochino tentare di dire qualcosa su questo. Io credo che sì, che ci sia una struttura complessiva e che questo appunto aiuta a orientarsi per una comprensione globale. Ed è la seconda chiave di lettura. E poi la terza è, bisogna fare attenzione proprio alla peculiare scrittura di questo libro, a come è scritto, alle sue caratteristiche letterarie, soprattutto a questo uso così insistito dei simboli, del simbolismo, che praticamente tocca tutti gli aspetti, tutti, dai numeri alle indicazioni di luogo, alle indicazioni meteorologiche, quindi un po' l'ho chiamato una chiave letteraria, l'attenzione alla qualità della scrittura di Apocalisse. E l'ultima chiave, ma dirò qualcosa su ciascuna, quindi uno dice ma come tutto in questo pomeriggio, ma sì dai, adesso qualcosa su ciascuna di queste chiavi. E l'ultima è: cos'è propriamente l'Apocalisse? Che tipo di opera è, che genere è questa Apocalisse, l'Apocalisse di Giovanni? E rispondo a questa domanda dicendo che l'Apocalisse è intrinsecamente, proprio nella sua natura, è un invito a esercitare l'arte dell'interpretazione. Questo è l'Apocalisse. L'Apocalisse è un invito a avere le orecchie e la mente aperta e sveglia per esercitare questo grande compito di discernere, di interpretare i tempi, di interpretare il tempo dentro il quale si vive. Questo è sostanzialmente l'Apocalisse. E quindi, colta in questa sua natura fondamentale, ha una grandissima attualità. Bene, direi una parola allora così sull'Apocalisse nella storia della Chiesa, però comincio dalla fine, cioè dal fatto che nella Chiesa cattolica c'è stata una grande valorizzazione, no, di questo libro a livello liturgico, decisamente notevole. Il lezionario domenicale della Chiesa Latina, la nostra, dopo il Vaticano II, ci offre una selezione di passi nell'anno C, che sarebbe questo, no? Nell'anno C delle domeniche di Pasqua, a partire dalla seconda, leggiamo Apocalisse. Questo per quello che riguarda la domenica. Nel lezionario feriale, gli anni pari, quindi non questo,
gli anni pari propongono una lettura semicontinua, quindi non è integrale, però due settimane di lettura di Apocalisse, le ultime due settimane dell'anno liturgico. L'ufficio delle letture ne propone la lettura continua integrale, caso raro, del Nuovo Testamento anche le lettere le leggiamo per intero, però insomma è una lettura integrale nell'ufficio delle letture nel tempo di Pasqua. Diciamo che la collocazione di Apocalisse nella liturgia è davvero una collocazione originaria, Quindi questo recupero dell'Apocalisse dentro la struttura liturgica della Chiesa corrisponde di fatto alla sua natura, perché è un libro profondamente liturgico, nasce come un libro che si deve leggere in un'assemblea radunata, quindi questo gli fa giustizia in qualche modo, no? Beh, detto questo, insomma, quindi detto che c'è stato un certo notevole recupero, beh, dobbiamo dire non è sempre stato così. Apocalisse è uno di quegli scritti che ha avuto una certa difficoltà a essere recepito nel canone. È uno degli scritti che vengono chiamati deuterocanonici, perché sulle prime mica tutte le chiese erano così propense a riconoscerne il carattere ispirato e quindi canonico e ispirato. In questo caso fu l'Occidente che alla fine persuase l'Oriente, per così dire. E la ricezione di Apocalisse come testo normativo canonico avviene prima in Occidente che in Oriente. E tutt'oggi rimane una forma di scetticismo della Chiesa ortodossa verso questo libro, che non è mai letto nella liturgia. È destinato alla lettura privata del monaco o delle monache nella loro cella. Basta. Questa è la situazione di Apocalisse. Ed è curioso perché, appunto, ha avuto più difficoltà di ricezione l'Apocalisse proprio nelle chiese che afferivano al suo ambiente originario, all'Asia Minore. Le chiese dell'Asia Minore fecero a lungo difficoltà nel recepirlo. Mentre invece in Egitto, l'Egitto fa eccezione, e l'Occidente, l'Apocalisse fu accolta fin dall'inizio come un libro canonico. E nei vari periodi storici, qualche pennellata, com'è stata l'atteggiamento dentro la Chiesa verso Apocalisse, facendo una corsa folle attraverso i secoli? Diciamo che la carica combattiva di Apocalisse, no? La sua forte carica critica anche, fu di grande aiuto per le comunità cristiane in tempi di persecuzione. E questa è una caratteristica di tutta la apocalittica, cioè di questa letteratura di cui Apocalisse è un'espressione. La letteratura apocalittica nasce in tempo di persecuzione ed ha un forte carattere, diciamo, di consolazione. Nasce per infondere coraggio, per dare consolazione al popolo di Dio nella persecuzione. E se è vero dell'origine del libro, è vero anche della sua fortuna. L'Apocalisse ha goduto di una certa fortuna soprattutto in tempi difficili, in tempi di persecuzione. Per cui con la svolta costantiniana, finito il tempo delle persecuzioni, l'Apocalisse nella storia della Chiesa è divenuta spesso appannaggio di minoranze, cioè di movimenti a volte proprio marcatamente, esplicitamente ereticali, sette millenariste che predicavano l'avvento dell'ultimo giorno, in polemica con la grande Chiesa. Dopo il IV secolo, quando Chiesa e Impero ormai vanno a braccetto, Apocalisse alimenta soprattutto, no, movimenti più marginali. E così, e quindi è chiaro che l'effetto, la reazione provocata è che vari autori della grande Chiesa, no? Vari autori ecclesiastici poi guardavano con sospetto a questo libro. Chi sono i primi commentatori di Apocalisse? Il più antico commentatore in Occidente
è un certo Vittorino di Petovium che muore martire all'inizio del IV secolo sotto Diocleziano, quindi prima della svolta costantiniana. In Africa l'Apocalisse ebbe una accoglienza trionfale, un commento perduto che però influenzò molto Agostino, è opera di un donatista. Agostino polemizza fortissimamente con i donatisti, ma d'altro canto li conosceva. Il donatista Ticonio è autore di un importante commento perduto che però esercitò un certo influsso su Agostino. E questi sono i commentatori in Occidente. In Oriente, vista la scarsa, la minore considerazione, bisogna aspettare un po'. Il primo commento ad Apocalisse in Oriente è datato al VI secolo, quindi 3 secoli dopo quelli nell'Occidente latino. E il pensiero catastrofico di Apocalisse aveva impressionò i lettori fin dall'antichità. E come ho accennato prima, tantissimi gruppi, sia ortodossi che ereticali, hanno attinto al patrimonio di immagini di Apocalisse, al suo elevato tasso di critica al sistema, hanno attinto carburante, alimento per la loro spiritualità e per la loro azione, i loro tentativi di riforma della Chiesa. Vale la pena appunto ricordare che in tempi recenti Apocalisse in effetti è un libro che ispira molto ambienti, diciamo, tipo teologia della liberazione, ma anche ambienti di teologia femminista, sì, perché ci vedono una, per citare un'autrice, una esegeta femminista, la profezia di un mondo giusto, la visione di un mondo giusto, in cui le ingiustizie sono superate. E quindi è vero che questa rimane una delle caratteristiche appunto fondamentali fino ad oggi di Apocalisse, di alimentare un certo tipo di attesa, proprio per questa appunto qualità visionaria che descrive un mondo trasformato e per la sua carica di critica al sistema. E, diciamo che nella storia, adesso ho detto la sorte del libro nella storia, lasciatemi dire ancora una parola in questa introduzione di tipo storico. Quali sono state le letture dominanti di Apocalisse nella storia? Cioè come lo si leggeva? Poi è chiaro che io offrirò la chiave di lettura che oggi persuade di più. Nel corso della storia, come è stato interpretato questo libro? E si possono indicare una serie di approcci che in fondo sono anche approcci che si succedono cronologicamente. Una certa idea, no, di un certo modo di leggere Apocalisse, che adesso presento per primo, è questo. Apocalisse descrive ciò che accade dalla resurrezione di Gesù alla consumazione del tempo. Dal momento della resurrezione alla venuta finale. Apocalisse riguarderebbe tutto questo arco cronologico. Beh, il personaggio che ha dato avvio a questo tipo di lettura è il ben noto Gioacchino da Fiore. Si deve a lui questa idea, cioè che Apocalisse è una profezia che riguarda il futuro, ma nel senso che ho appena detto. Gli ambienti che sognavano una riforma della Chiesa accolsero con entusiasmo questo approccio e quindi a partire dal XII secolo, Gioacchino muore nel 1202, ma è attivo a partire, è nato nel 1130, e a partire dal XII secolo l'idea che Apocalisse preveda la storia universale finì per imporsi. Con tale principio ermeneutico la fantasia di molti esegeti si sbizzarrì, trovando nell'Apocalisse la previsione, le previsioni di tutti i fatti storici accaduti fino al tempo in cui loro vivevano, e poi prolungandolo ancora dopo, facendo presto degenerare il movimento via via in
una forma di polemica, per esempio, antipapale, fino all'uso in chiave anticattolica da parte dei riformatori del XVI secolo. Ma questo modo di leggerlo è perché si crede, si ritiene che Apocalisse descriva puntualmente la storia dalla resurrezione alla parusia. Allora vuol dire che se uno lo commenta nel 1005 ci trova tutti gli eventi che sono accaduti fino al 1005 e poi quelli che verranno dopo, ci siamo? Un secondo tipo di lettura, che è, non è questa, è un po' diverso, che Apocalisse riguardi solo gli ultimi giorni, questa è un'altra cosa. Soltanto il tempo che precede la fine. Forse vi meraviglierà, forse no, ma questo approccio, che chiameremo di tipo proprio escatologico, si sviluppa dalla fine, a partire dalla fine del 1005. Non è antichissimo. Secondo questo approccio, l'Apocalisse tratterebbe degli eventi finali della storia, non della fase intermedia. Un terzo approccio complessivo al libro. No, Apocalisse semplicemente racconta le esperienze della comunità per cui fu scritto. Da qui siamo in un altro, completamente diverso tipo di lettura. No, non cerchiamoci il futuro, cerchiamoci il riflesso trasfigurato da tutti questi simboli delle esperienze drammatiche che la comunità di Giovanni viveva al tempo in cui il libro fu scritto. Sembra che si possa attribuire a un certo gesuita Luis de Alcázar del 1006 questo tipo di lettura. Diciamo che questo approccio l'esegesi contemporanea lo ritiene, lo conserva in parte, cioè non c'è dubbio che in Apocalisse ci sia traccia dell'esperienza delle persecuzioni che la comunità aveva già sperimentato. Un'ultima prospettiva di lettura, quindi prima dalla resurrezione alla parusia, seconda solo l'ultimo tratto della storia, terzo la storia contemporanea alla comunità per cui fu scritto, quarto assolutamente minoritaria, però la ricordo lo stesso. Apocalisse descriverebbe soltanto la storia della salvezza fino a Gesù, quindi sarebbe tutta una lettura simbolica di Israele, della vicenda dell'Antico Testamento. È stato un autore italiano in particolare che ha sostenuto questo, un certo Eugenio Corsini, che insegnava a Torino, forse avete avuto tra le mani il suo commento, Apocalisse prima e dopo, lui ha sostenuto a spada tratta questa lettura. Anche qui sapete, è chiaro che c'è qualcosa, cioè tutti i simboli, moltissimi di questi simboli vengono dai libri dell'Antico Testamento e dai racconti dell'Esodo. Però da qui a dire che l'autore sta rileggendo semplicemente Esodo, ce ne passa un po'. I più pensano che i racconti dell'Esodo siano il materiale di cui l'autore si serve, ma per un'altra storia, per raccontare, non quella storia. Eccoci. Oggi, allora, qual è l'approccio che mi sentirei di consigliare? È quello che scaturisce dalle quattro chiavi che ho indicato e che adesso provo allora di illustrare. La prima: dobbiamo leggere l'Apocalisse di Giovanni dentro un grande filone che si chiama appunto apocalittica, l'apocalittica. Non è mica tanto, sapete, che si è consapevoli di questo. Di fatto è da quando cominciano gli studi storico-critici sulla Bibbia, cioè dal 1700, è da lì che ci si rende conto, ci si accorge e sempre più si considera l'opera di Giovanni come un esemplare di un genere più vasto, che dal libro di Giovanni fu chiamato il genere apocalittico. Che cos'è l'apocalittica? Allora, intanto capite, questo termine è un termine dei moderni. Come gli antichi chiamassero quei libri che noi chiamiamo apocalittici, non sa nessuno. Forse non li chiamavano, cioè non avevano un nome per indicarli globalmente. Pur tuttavia,
esiste un corpus di scritti che sono ascrivibili a questo genere. Forse allora è meglio che faccia subito qualche nome. Così uno dice, ma sì, è quello che sto leggendo la sera prima di andare a letto, no? Quindi scopre che si sta facendo una cultura sulla apocalittica. Beh, allora, comincio da qui. Quali scritti compongono il corpus letterario che chiamiamo apocalittica? Ci sono dei libri o dei testi apocalittici nell'Antico Testamento? Ah, sì. Si dice che il libro di Daniele, il libro di Daniele è un libro che appartiene a questo filone. Quindi il libro di Daniele potrebbe essere tranquillamente accostato all'Apocalisse di Giovanni, l'uno e l'altro sono esponenti di questo, di questa letteratura. Daniele quando è stato scritto? 2 secoli prima di Cristo, all'epoca della grande persecuzione ad opera di Antioco IV Epifane contro il, diciamo, il giudaismo, no? Con la volontà di assimilare i giudei al resto dell'impero, e lì i Maccabei si ribellano, no? Siamo nel secondo secolo avanti Cristo. Prima di Daniele c'è qualcosa? Abbiamo qualche avvisaglia di questo tipo di letteratura? Sì, non si tratta di libri, ma di parti di libri, parti di libri. Per esempio, Ezechiele ha 2 capitoli in cui si racconta una storia stranissima che ha come protagonista un certo Gog, re di Magog. Notissimo, vero? Andatevi a leggere la storia di Gog, re di Magog. Fra l'altro Gog e Magog sono diventati 2, non più Gog, re di Magog. C'è anche in Apocalisse Gog e Magog. Ma sono capitoli molto strani, ma lì ci sono le avvisaglie di questo genere, sia come tipo di scrittura, piena di, appunto, di cose espressioni enigmatiche, ma è anche come taglio, è un particolare tipo di profezia, si potrebbe dire. 38 e 39, 38 e 39. Ma chi di voi legge la Bibbia sulla Bibbia e magari si legge anche le note della Bibbia di Gerusalemme, si sarà accorto che nel libro di Isaia ci sono 2 piccoli, neanche così piccoli, blocchi di capitoli che sono chiamati la piccola e la grande Apocalisse di Isaia. Perché? Perché si riconosce in quei capitoli un tipo di scrittura che assomiglia, che va in quella direzione del corpus, insomma, di questa letteratura. La grande Apocalisse di Isaia è Isaia 24-27, la piccola è 34-35, cito qualche cosa, abbiamo una città forte, egli ha retto a nostra difesa mura e baluardo, aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele. E questo per esempio è un pezzo della grande Apocalisse. La piccola Apocalisse è quello dove dice allora lo zoppo salterà come un cervo, scaturiranno sorgenti nel deserto. Anche lì la visione di un mondo che si trasforma, no? Elementi di tipo apocalittico ci sono dentro i libri canonici. Soprattutto forse avrete in mente l'ultima parte di Zaccaria, spettacolare, poco sfruttata nella liturgia. Ma lì c'è per esempio la descrizione del monte degli ulivi che si spacca in 2, una valle si apre verso l'Araba, verso il Giordano, e lì si dice non ci sarà più giorno né notte, sarà un unico giorno, il Signore lo conosce, espressione che poi appunto conosciamo dall'Apocalisse, ma si trovano nei capitoli finali di Zaccaria. Allora, questo filone, che ha delle caratteristiche che dopo dirò, perché adesso voglio semplicemente un po' svegliare e dare qualche informazione per dire quali sono i libri che lo compongono, ma le caratteristiche non le ho ancora dette, le dico dopo. Questo filone dunque è attestato già dentro il canone delle scritture.
Daniele va bene, ma anche queste altre parti che ho detto, vedete, sono libri, sono parti della letteratura profetica, questo pure va ricordato, no? Della letteratura profetica. Però, ovviamente, forse, non ci sono solo questi che ho già citato, ma c'è una gran quantità di testi apocalittici ebraici che non fanno parte del canone delle scritture. Ne dico qualcuno. Il libro di Enoch. Conoscete? Sì, è quello che lei legge la sera prima di andare a letto. No? Il libro di Enoch è un pentateuco, è fatto di 5 libri in realtà. Oggi qualcuno ha preso l'abitudine di parlare del pentateuco enochico. Enochico, Enoch. Esistono in italiano, ci sono delle raccolte di questi libri. Se voi cercate, andate in libreria e chiedete, mi fa vedere una raccolta di apocrifi dell'Antico Testamento, una parte dei cosiddetti apocrifi dell'Antico Testamento è letteratura apocalittica. Quindi, libro di Enoch, che poi sono 5, il libro dei giubilei, il libro dei giubilei. È un libro che racconta la storia dell'umanità scandendola in cicli di 50 anni, per questo è chiamato libro dei giubilei. Va ascritto a questa letteratura. Ma ancora, alcuni dei cosiddetti testamenti dei 12 patriarchi. Sapete che esiste un libro così? Testamenti dei 12 patriarchi. Chi sono? Sono i 12 figli di Israele, Giacobbe. Questo libro immagina che ciascuno di loro abbia lasciato un testamento. Alcuni di questi testamenti, in particolare quello di Levi, hanno una marcata connotazione apocalittica, vanno avvicinati o ascritti a questo corpus di letteratura. E poi sentite, adesso non faccio la lista completa, alcuni dei manoscritti frammentari che sono stati trovati a Qumran. Ovviamente, anche lì abbiamo l'attestazione della presenza di questo tipo di letteratura. Anzi, come potete immaginarvi, una certa esplosione di interesse recente è stata proprio legata al fatto che a Qumran si sono trovate tracce di questa letteratura. E nel Nuovo Testamento ci sono elementi di questa letteratura che chiamo apocalittica, oltre all'Apocalisse di Giovanni? Beh, credo tutti sappiamo che l'ultimo discorso di Gesù nei Vangeli sinottici è chiamato discorso escatologico, ma ha i tratti tipici dell'apocalittica. Marco 13 e i suoi paralleli, Matteo e Luca, no? Anzi, se uno legge il Vangelo di Luca si accorge che Luca addirittura ha anche una piccola apocalisse, cioè un discorso che assomiglia all'ultimo, ma che Gesù tiene mentre è in viaggio verso Gerusalemme, al capitolo 17 di Luca. Quindi anche dentro i Vangeli sinottici abbiamo questo tipo di letteratura. Non è un intero libro, sono dei capitoli. C'è qualcosa anche in Paolo, benché, sapete, Paolo in fondo è abbastanza reticente, un po' restio ad adottare i cliché della letteratura apocalittica, lo fa soprattutto in una lettera, la seconda ai Tessalonicesi, che però proprio perché è così apocalittica molti ritengono che non sia direttamente di Paolo. È quella dove c'è la famosa visione, no? Cioè dell'uomo dell'iniquità, che per il momento è fermo perché c'è qualcuno che lo trattiene, ma poi si dovrà scatenare e solo allora verrà il Signore Gesù e col soffio della sua bocca lo eliminerà per sempre. Questa è la tipica descrizione apocalittica, no? Un conflitto tra le forze del bene e del male che giunge fino alla fine del tempo. 2 Tessalonicesi, capitolo 2. È lì che si trova questa visione. Ma guardate che i cristiani poi hanno continuato a produrre testi di tipo apocalittico anche dopo, che non sono nel canone, come quelli che ho detto cosiddetti dell'Antico Testamento. Per esempio,
C'è un libro che si chiama L'ascensione di Isaia. È un libro cristiano, non è di, è di epoca cristiana, è di circoli cristiani. Questo va avvicinato alla letteratura apocalittica, L'ascensione di Isaia. Non so se sapete che esiste una vita di Adamo ed Eva, vi mancava. La vita di Adamo ed Eva la trovate sempre nelle raccolte degli apocrifi del Nuovo Testamento. È un libro di tipo apocalittico. E poi non so, ci sono libri che si chiamano il secondo libro di Baruch, è chiamato anche Apocalisse di Baruch. Vedete, il quarto libro di Esdra, chiamato anche Apocalisse di Esdra. Questi libri sono a volte originari di ambienti ebraici, ma ci sono arrivati in una forma che è stata interpolata, modificata da ambienti cristiani. Allora, basta la lista, cioè, però per dirvi, ci sono molti libri che appartengono a questo genere, molti. L'Apocalisse di Giovanni è solo un esempio di un corpus molto molto ricco. Forse a noi adesso interessa soprattutto quello che ho annunciato, ma come si fa a parlare di una letteratura? Vuol dire allora che hanno dei tratti comuni. È questo che ci interessa, credo, soprattutto, no? Cioè, questo corpus, questo insieme di scritti che si distribuisce su un arco che va dal secondo secolo avanti Cristo, con qualche preannuncio, fino al secondo dopo Cristo, con un po' di seguito, questo corpus ha delle caratteristiche comuni? Sì che ce le ha. Ne dico alcune, dico almeno le principali, e voi direte, ma sono le cose che mi hanno insegnato al catechismo. Sì, sapete, la teologia dell'apocalittica è entrata integralmente nel cristianesimo. Molte delle nostre, dei nostri articoli di fede vengono proprio da questo tipo di letteratura. Che chiaro che ha le sue radici poi nei libri profetici e così, però si è configurata in un certo modo e il cristianesimo l'ha assolutamente assunta. Volete sentire qualche caratteristica? Adesso non voglio mescolare troppo i miei fogli perché dopo non mi raccapezzo più. Quali sono i caratteri peculiari della letteratura apocalittica? Faccio una considerazione introduttiva e poi li elenco. Questo tipo di scritti descrive delle realtà che non sono accessibili attraverso riflessioni razionali. Ha la pretesa di descrivere questo tipo di letteratura delle verità rivelate. Impossibile accedervi a meno che non ci sia uno svelamento, apocalisse, apocalipsis, rivelazione, svelamento. Questa letteratura ti vuole svelare cose che non si attingono col ragionamento, ci vuole qualcuno che operi la rivelazione, un essere divino o un veggente, uno che ha avuto accesso all'aldilà e che può dirti come si vedono le cose dall'aldilà, come è il caso di Giovanni, nell'Apocalisse di Giovanni. Questo tipo di pensiero, il pensiero della apocalittica, è un elemento di novità nella tradizione ebraica e al tempo stesso ha profonde radici, profondissime radici, dove? Soprattutto nella letteratura profetica, con fortissimi elementi della letteratura sapienziale. Cioè, che cos'è questa letteratura apocalittica? È figlia, prima di tutto, della profezia, ma ha integrato aspetti che sono tipici dei libri sapienziali, cioè della riflessione dei saggi di Israele. Perché? Spero che diventi chiaro per strada. Adesso
ho detto così, no? È un elemento di novità perché dice queste cose qui si possono solo ricevere per rivelazione, però ha delle radici chiare nei grandi corpora dell'Antico Testamento che sono la letteratura profetica e la letteratura sapienziale. Ma voglio indicarvi alcuni dei tratti che accomunano questi libri. Il primo, la pseudepigrafia. La pseudepigrafia. Tutti questi libri sono pseudepigrafi, cioè il personaggio a cui vengono attribuiti non può essere l'autore materiale. È una caratteristica costante. Enoch. Vi ho detto che Enoch è grande esponente, grandissimo esponente di questa letteratura, ma sapete quando è vissuto Enoch? È uno dei patriarchi antidiluviani. Secondo Genesi, perché da lì viene Enoch, Enoch è uno dei patriarchi che precedono il diluvio. Che cosa si dice di lui nella Bibbia? Tre righe. Che camminò con Dio e fu così gradito a Dio che Dio se lo prese con sé. Ah, è l'ideale allora, perché questo tale che da qui è stato assunto in là, beh, ci potrà rivelare cosa ha visto, visto che essa... Capite? L'idea è un po' questa. Cioè, Enoch è chiaro che non è pensato come l'autore, lo scrittore del libro, è la figura di riferimento perché per le sue caratteristiche si presta benissimo a indossare i panni di uno che ti può svelare cosa c'è di là. Ma questo vale appunto di tantissimi altri testamenti dei 12 patriarchi, ma è evidente che non sono stati scritti da Simeone, Giuda, Levi, Issacar. Questa letteratura è stata prodotta molti secoli dopo la morte di questi personaggi. Esdra, ho citato il quarto libro di Esdra, ma Esdra sarebbe l'Esdra del ritorno dall'esilio, ci siamo? Ma il quarto libro di Esdra è stato scritto alla fine del primo secolo dopo Cristo. Quindi tutta questa letteratura si colloca sotto le ali di una importante figura del passato, una figura eminente del passato, e a lui vengono attribuite le rivelazioni che sono contenute nel libro. A quale scopo? Perché? Cui protesta? Che cosa giova? Beh, questo procedimento ottiene due effetti. Il primo è di dare autorità, lo capiamo, no? Una grande figura del passato dà autorità al libro, ma l'altra è serve a antedatare il testo. Scusate, se io dico che il libro di Enoch viene da Enoch, allora posso presentare tutto quello che c'è nel libro come una profezia, ma in realtà si tratta di vaticini a ex eventu, cioè sono tutti vaticini fatti dopo che gli avvenimenti ci sono stati, lo capite? Guardate che è molto importante per capire cos'è veramente l'apocalittica, non è una profezia puntuale del futuro, è chiaro? Daniele. Quando è stato scritto Daniele? L'ho detto prima, non c'è dubbio e nessuno discute. Daniele è stato scritto all'epoca dei Maccabei, secondo secolo avanti Cristo. Ma quando è ambientato Daniele? All'epoca della deportazione di Israele a Babilonia, no? Vi ricordate questi tre giovani più Daniele? Sono il fiore della gioventù di Giuda che finisce alla corte di Nabucodonosor, no? VI secolo avanti Cristo. Allora, l'autore di Daniele ti invita a collocarti nel VI secolo avanti Cristo. E poi cosa ti dice? Che Daniele aveva delle visioni. E queste visioni descrivono la storia dall'epoca dei Babilonesi all'epoca dei Seleucidi. Una profezia. È una profezia ex eventu. Vi sono spiegato cos'è un vaticinium ex eventu, è un vaticinio che in realtà
è un proporti la storia nella forma di una profezia, ma in realtà è una rilettura della storia, perché tutti quegli avvenimenti si sono già consumati. Il libro di Daniele descrive esattamente il periodo storico con tante immagini che va dal momento immaginato nel libro Nabucodonosor al momento reale della sua stesura, Maccabei, Seleucidi. Allora, lo dico già perché così qualcuno lo vedo che è già in agitazione, oddio, non rimane più niente. Quando i biblisti parlano, ma non ci crederete mica a questi luoghi comuni, spero non voi, che i biblisti quando parlano distruggono la fede, no? C'è ancora questo pregiudizio in giro. Cosa vuol dire questo? Diciamolo in termini positivi. Vuol dire che l'Apocalittica e l'Apocalisse di Giovanni pure non si presentano come delle profezie puntuali del futuro, ma come una lettura teologica della storia. Ecco, questo è il punto. Riflettendo sulla storia passata, l'Apocalittica ha la pretesa di ricavarne delle chiavi di lettura della storia in quanto tale, e quindi chiavi di lettura applicabili a tutto il continuum temporale fino alla consumazione del tempo. Questo è molto importante, no? Cioè, l'Apocalittica è una grande riflessione sulla storia, che dalla storia vissuta ricava dei paradigmi di lettura, degli schemi teologici di intellegibilità del reale, diceva padre Vanni quando io seguivo i suoi corsi al biblico. Uno schema teologico di intellegibilità del reale. Lo ricava da una lettura della storia che si è già consumata, ma ne ricava delle griglie di lettura che poi, se sei saggio, ecco l'elemento sapienziale. Sei saggio a sufficienza, se no lo devi diventare, perché altrimenti questo apparato non ti serve a niente. Ma se sei saggio, queste chiavi di lettura ti aiuteranno a comprendere l'epoca che tu vivi, fino alla fine del tempo. Perché un po' l'idea dell'Apocalittica è che ci sono delle costanti che attraversano tutta la storia umana, no? E che la storia umana ha delle caratteristiche che la percorrono tutta, e una volta che le hai individuate, dopo ti servono anche per il tempo che verrà. Con ciò abbiamo già detto molto, Però se volete aggiungo qualche elemento ancora da questo, no, che si ricava dal collocare l'Apocalisse di Giovanni dentro l'Apocalittica. Poi dopo faccio la pausa e le altre tre chiavi dopo la pausa. Allora, ma il secondo elemento che mi sono scritto me lo sono già bruciato, ma adesso allora lo dico. Qual era il secondo? Una teologia della storia. La letteratura apocalittica è una lettura teologica della storia umana. L'apocalittico, chiamiamolo così, no? L'autore del libro, di un libro apocalittico, non narra la storia, non è questo il suo intento, nella sua concezione, vabbè, l'ho detto anch'io prima, il passato, il futuro e il presente sono strettamente connessi, cioè ha l'idea di un continuum. E guardate che già parlare di un continuum è un dato teologico, perché nessun filosofo si azzarda a dire che la storia è un continuum, che ha delle costanti. Cioè, si fa una... sì, forse qualche filosofo lo fa, ma insomma sono operazioni che si fanno o di tipo teologico o di tipo filosofico, molto meno. Trovare delle coordinate nel succedersi degli eventi storici, ma un sociologo, uno storico che faccia solo lo storico ti dice ma rinuncia, cioè... Invece questi hanno la pretesa di individuare delle dinamiche che percorrono tutta la storia e che sostanzialmente si ripropongono lungo tutte le epoche. Di quale storia si interessa l'Apocalittica? Come ho detto, i fatti storici concreti già vissuti dalla comunità sono sottoposti a una lettura paradigmatica, diventano un paradigma, che ne ricava degli elementi teologici di lettura del reale. Va bene, questo era il punto 2. Un terzo aspetto, cosa caratterizza questa letteratura? L'idea che ci sono due mondi. Ma mondo non è una parola adatta, perdonatemi, ne uso un'altra, due eoni. È una parola che viene dal greco aion,
un leone presente, L' eone, presente e leone futuro, ha'olam habba, dice l'ebraico, no? Il mondo che verrà, ma olam in ebraico, cioè è il mondo per modo di dire, cioè è il tempo ed è lo spazio insieme. Allora va bene, traduciamo mondo. E voi direte, ma è l'idea che abbiamo noi, bravo. Ma certo, ma ringrazia gli apocalittici, no? Cioè questa idea, no, che c'è un mondo presente che giunge alla sua consumazione e che c'è un mondo a venire, un mondo che verrà, è uno dei portati fondamentali della letteratura apocalittica. Nel suo insieme, la storia è formata dal succedersi di due fasi, di due eoni. E nel quarto libro di Esdra, già citato, c'è un passo che dice così: l'Altissimo non ha creato un solo eone, ma due. C'è l'eone presente, ecco, dove facciamo i conti col dolore, il male, le ingiustizie, non solo quelle, grazie a Dio, ma sono la caratteristica dell'eone presente, insieme ad altro, e c'è un eone venturo nel segno della pace, della gioia, della beatitudine, eh? Sono il cielo e la terra di prima e il cielo e la terra nuova. Questo è il linguaggio di Apocalisse, sono i due eoni, appunto, no? Un terzo aspetto, un quarto aspetto di questa letteratura che la caratterizza tutta è: la storia è vista fondamentalmente come una lotta cosmica, cosmica, che arriva a un momento finale nella vittoria finale di Dio. È entrato nella nostra raffigurazione, credo, no? Pari pari. Tutta la storia è attraversata da una lotta tremenda che non è combattuta solo dagli uomini. Non è solo la lotta tra Israele e gli Assiri. La lotta a dimensioni cosmiche coinvolge forze che vanno al di là di quello che vedono gli occhi. Questa è la visione tipica dell'apocalittica. C'è più di quello che vedono gli occhi in questa battaglia che si combatte dentro la storia. Ci sono delle forze sovrumane che agiscono e sono forze nel campo del bene, scatenate da Dio, contro forze nel campo del male, e lì c'è tutto l'apparato di Satana, Beliar, i suoi angeli, no? E questa lotta durerà finché dura l'eone presente. La vittoria finale di Dio introduce nel mondo che verrà. Un'altra caratteristica di questa letteratura è importante anche questa molto, che ha una dimensione marcatamente universalistica. Cioè l'apocalittica si interessa del cosmos, cioè non solo di Israele. Molto importante questo. Questo sarà anche una delle caratteristiche del cristianesimo, no? Cioè pensa alla storia come alla storia del mondo intero. La vicenda è la vicenda dell'intera umanità, quella di cui parla la letteratura apocalittica. Israele certo conserva il ruolo di popolo eletto, segnato dall'alleanza e dalle benedizioni, ma l'orizzonte è un orizzonte universale in questa letteratura. E un paio di cose ancora e poi mi fermo. In questa letteratura uno spazio significativo è dato al singolo. La sorte del singolo, quindi non semplicemente la sorte del popolo. Nella letteratura profetica questo aspetto è poco enfatizzato. La preoccupazione per cosa accadrà alla persona individua, eh? Questo è un altro dei tratti peculiari, specifici di questa letteratura. L'ultima caratteristica, potevo anche dirla per prima, è il suo linguaggio peculiare, cioè tutti questi libri si assomigliano perché
sono pieni di racconti di personaggi che salgono al cielo e che scendono, quindi ascensioni o assunzioni, visioni, sogni, messaggeri celesti, numeri simbolici, animali simbolici. Ecco, questa letteratura è fatta tutta così, non è solo Giovanni, eh? Giovanni è un esempio dentro questo mondo, e le cose che vi ho detto come caratteristiche fondamentali davvero appartengono tutte anche all'Apocalisse di Giovanni, forse anche la pseudepigrafia, perché può darsi che quel Giovanni sia un modo per mettere il libro sotto l'autorità di Giovanni l'Apostolo, che non necessariamente indichi l'autore in senso dello scrittore del libro. Stacchiamo qualche minuto. Allora, la prima chiave di lettura era: l'Apocalisse sta dentro una letteratura fiorente, si chiama apocalittica, dal nome Apocalisse, e ha le caratteristiche che abbiamo grosso modo descritto. Secondo me un secondo aiuto per leggere l'Apocalisse è quello di domandarsi e tentare di rispondere: ma c'è una struttura in questo libro? Ora voi vi immaginerete che su queste robe esistono tantissime posizioni. Io dico alcune cose fondamentali, perché un minimo di orientamento ci vuole, e poi vi presento rapidamente un autore che era originario di Cesena, Giancarlo Biguzzi, Don Giancarlo Biguzzi, che ha scritto tanto su Apocalisse, è scomparso poco tempo fa, 2 anni fa, credo, se non 3. E lui ha scritto molto su Apocalisse. Vorrei dire una parola su come lui suggeriva di leggere la struttura. Si può contestare, però è utile, da alcune prospettive che trovo utili. Quindi adesso una parola su questo. Come è strutturato l'Apocalisse? Sapete che il libro contiene 22 capitoli, no? 22 capitoli. Ora, la cosa più macroscopica che si vede in questo libro sono i cosiddetti, i settenari, le sequenze di 7. Allora, l'Apocalisse ama, la simbologia dei numeri è fortissima. Il 7 in tutta la scrittura è un numero di completezza, di perfezione. Quanti sono i settenari di Apocalisse, cioè le sequenze di 7? Ce ne sono 4. Questo ci orienta un pochino. Il primo settenario è quello delle lettere. Le lettere alle 7 chiese. Dove si trova? Ai capitoli 2 e 3. E prima cosa c'è? Prima c'è una visione inaugurale, la prima delle grandi visioni, in cui una domenica mattina, la domenica andando alla messa, il veggente di Patmos ha una visione e vede il figlio dell'uomo Gesù risorto, ed è Gesù risorto che gli dice all'angelo della chiesa di scrivi. Quindi visione inaugurale, settenario delle lettere. Si riparte. Un'altra visione, capitoli 4 e 5, è la visione della grande liturgia celeste, dove ci sono i 4 esseri viventi, i 24 vegliardi e poi moltitudini sterminate che cantano, che lodano. Dopo questa visione, allora,
la visione inaugurale del Figlio dell'Uomo, di Gesù risorto, e le lettere alle sette chiese. Questa altra grandiosa visione, e poi parte un altro settenario, che è quello che noi vorremmo leggere la volta prossima, il settenario dei sigilli, i sette sigilli. Ricordate, questo è uno dei testi noti di Apocalisse, il rotolo è sigillato, toglie il primo sigillo e via, no? Fino al settimo sigillo. Ma adesso c'è una struttura matrioska, a scatole cinesi. Le lettere alle sette chiese sono un settenario concluso. Quando finisce l'ultima lettera si è chiusa una prima parte di Apocalisse, quella che arriva al capitolo 3. Dopo è difficile dire dove dobbiamo mettere un punto fermo. Perché? Perché quando si arriva all'ultimo elemento del settenario si scopre che nella pancia ce n'è un altro, e nella pancia ce n'è un altro, e così si va alla fine del libro. Gli altri tre settenari scaturiscono ognuno dalla pancia del precedente. Quando si apre il settimo sigillo, parte il settenario delle trombe. Si suona la tromba, la prima, e quando suona la settima tromba, parte il settenario delle coppe. Ci siamo? È fatta così l'Apocalisse. Sono questi settenari che ne rappresentano l'elemento più macroscopico, più evidente. Allora, io dico una parola sulla funzione che ha il primo settenario, quello delle lettere, e poi una parola sull'altra parte che è molto più complicata, è la parte appunto dove non c'è fondamentalmente un grande accordo tra i commentatori su come articolarlo. Ed è lì che dico cosa pensa Biguzzi. Ma comincio dalle sette, le lettere alle sette chiese. Beh, guardate, a me persuade ancora adesso quello che diceva padre Ugo Vanni, un gesuita che ha insegnato per tanti anni l'Apocalisse in Gregoriana e all'Istituto Biblico. Io seguì uno dei suoi corsi. Vanni diceva: bisogna capire così l'Apocalisse, la Chiesa purificata discerne la sua ora. Con questa frase ho sintetizzato la funzione del primo settenario, quello delle lettere. Vanni diceva: che cos'è il primo settenario preceduto dalla visione del Figlio dell'Uomo? Sono le lettere che Gesù risorto scrive a sette chiese, ma se sette è un numero di totalità, vuol dire che lo scrive a tutta la Chiesa. Se la Chiesa non accetta di passare al vaglio del Signore risorto, che pronuncia parole di giudizio su di lei e che quindi la purifica con quella spada che è la parola che esce dalla sua bocca, non sarà in grado di fare un discernimento sull'ora che vive. Solo una Chiesa che si lascia purificare dalla parola di Gesù risorto, cioè dalle lettere che Gesù scrive alle sette chiese, cioè alla totalità della Chiesa, mettendo in luce luci e ombre, mettendo in evidenza luce, soltanto se si fa questo passaggio preliminare, la Chiesa ha raggiunto quella condizione, ha fatto una purificazione operata dal risorto che le permette adesso di operare un discernimento teologico, spirituale, sull'epoca che sta vivendo, sul tempo che vive. Come si fa questo? Lo diciamo alla fine di questa seconda ora. Bene? Settenario delle lettere. Ma come funzionano gli altri tre settenari, uno nella pancia dell'altro, i sigilli, le trombe e le coppe? Ecco, qui davvero vorrei leggervi qualche passaggio che mi sono appuntato da quello che diceva Giancarlo Biguzzi, Don Giancarlo Biguzzi. Lui diceva così: l'Apocalisse ha una struttura lineare, cioè voleva dire questo, non è un'accozzaglia di visioni messe lì a caso,
non ha neanche una struttura concentrica, come che l'elemento fondamentale stia al centro. No, va avanti l'Apocalisse, va avanti. Ti vuole portare verso un compimento. La successione delle visioni ha uno sviluppo di tipo, diciamo, lineare. Poi nella letteratura giovannea più che lineare si dovrebbe dire a ondate, però con un progresso, con uno sviluppo. Nella seconda parte del libro, quindi lasciamo le lettere perché di quello ho già detto, no? Nella seconda parte del libro abbiamo allora anzitutto il settenario dei sigilli e poi quello delle trombe e delle coppe. Sentite come Biguzzi spiega il contenuto e la funzione che hanno questi altri settenari, i sigilli. Nel settenario precedente, quello delle lettere, Cristo, Gesù risorto, unico soggetto, c'è solo lui sulla scena, dettava i sette messaggi per le sette chiese. Ora, nel secondo settenario, che leggeremo la prossima volta, lui è ancora l'unico soggetto, quello che apre i sette sigilli. Mentre negli ultimi due settenari, trombe e coppe, ogni elemento del settenario ha un suo soggetto, quindi lui rileva una differenza, cioè le sette trombe, i sette coppe sono suonate o versate da sette angeli, più sette, mentre nel primo settenario e nel secondo è lui, è il risorto che detta le lettere, è il risorto che apre i sigilli. L'agnello è l'unico, e adesso spiega i sette sigilli, è l'unico che è degno, che ha la dignità, ha la capacità di aprire i sigilli. I sigilli di che cosa? Che cos'è il libro sigillato? Poi la prossima volta lo vedremo meglio. Non è l'Antico Testamento, come dice qualcuno. Per l'autore di Apocalisse l'Antico Testamento è tutto fuorché un libro sigillato, è una miniera da cui si attinge a man bassa tutto quello che serve per leggere la storia. Questo è il libro sigillato, è il libro della storia, è il libro in cui è scritta la storia del mondo, la storia dell'umanità. L'agnello, allora, è lui che apre il libro sigillato della storia e quindi lo rende intelligibile, comprensibile. Quando si apre il settimo sigillo, dalla pancia del settimo sigillo scaturisce la prima delle trombe. Sentite come spiega lui. I capitoli che vanno dall'8 in avanti, soprattutto dall'8 al 16, quindi noi la prossima volta ci fermiamo in 8.1, sarebbe la parte successiva, sono quelli in cui ci si perde a leggere Apocalisse. Fate la prova a casa, leggete da 8 a 16. Perché? Perché qui i due settenari sono simili, eppure, e questa è la sottolineatura di Biguzzi, eppure non sono identici. Se riusciamo a cogliere la differenza che c'è tra il settenario delle trombe e quello delle coppe, abbiamo risolto i problemi della lettura di Apocalisse, diceva lui. Non c'è dubbio, sempre Biguzzi che parla, che sullo sfondo delle descrizioni impressionanti di questi capitoli ci sono le piaghe dell'Esodo. Molte delle descrizioni vengono da lì, attingono a questi capitoli di Esodo. Qual è il criterio per operare, per cogliere la differenza, per operare una differenziazione tra quei due settenari che sembrano indistinguibili? Ripeto, quello delle trombe e quello delle coppe. Lui dice: è dato dai diversi bersagli
delle piaghe che qui vengono descritte. Le piaghe sono sempre quelle d'Egitto, lui dice. Cioè in questi capitoli, nel settenario prima delle trombe e poi delle coppe, il materiale della visione viene dalle piaghe d'Egitto, ma il bersaglio verso cui si orientano le piaghe non è il medesimo. Ah, davvero? Quale sarebbe la differenza? Eccola, sentite. Poi leggete e vedete se vi convince. Lui diceva, prima il bersaglio delle piaghe è il mondo della idolatria tradizionale. Israele ha sempre fatto polemica verso gli idoli delle genti, l'opera delle mani dell'uomo, che hanno bocca e non parlano, occhi e non vedono. È l'idolatria nella sua forma tradizionale che è il bersaglio delle piaghe nel settenario delle trombe. E dopo lui dice, io credo che ci azzecchi, dopo è l'idolatria, ma quella nuova, è l'idolatria della bestia, dove non c'è più la moltitudine degli idoli, c'è un idolo solo, un idolo soltanto. Secondo lui, e mi pare che sia un suggerimento da recepire, questo fa la differenza. Il settenario delle trombe descrive le piaghe di Dio verso l'idolatria tradizionale, classica, e dopo verso l'idolatria della bestia, che è l'immagine, diciamo, simbolica poi del potere imperiale, perché è di questo che si tratta, no? È l'imperatore che si fa Dio, è il potere imperiale divinizzato, la bestia. Il bersaglio delle piaghe collegate alle trombe, allora, le trombe sembrano avere per bersaglio il creato, ma in verità anche le piaghe nel settinario delle trombe sono per gli esseri umani. Eh sì, queste piaghe torturano fino alla morte gli esseri umani, colpendo il creato. I colpiti sono gli esseri umani che adorano gli idoli e non servono al Dio vivente. Il bersaglio è il mondo dell'idolatria, degli esseri che adorano gli idoli dietro i quali ci sono i demoni. E chi è il bersaglio delle piaghe collegate alle coppe? Le altre piaghe colpiscono invece gli adoratori della bestia. Nella prima idolatria si adimira l'idolatria delle città greco-romane, piene di templi, con le statue degli dei. Quelli sono idoli, opera delle mani dell'uomo. Nell'ultimo settenario si tratta di una idolatria non più tradizionale, diversa dai molti idoli che riempivano le piazze delle città antiche. Prima l'idolatria tradizionale, poi quella della bestia, entrambe colpite dalle piaghe esodali. Non so se vi convince, io vi lascio questo suggerimento. Allora, il suggerimento di fondo è: Apocalisse ha una struttura che va verso un compimento. Ritorna degli elementi di rotazione, ma è una struttura lineare in questo senso. Il punto d'approdo sta veramente alla fine del libro, non sta a metà, e non è neanche una costaglia di visioni per cui non cambia niente, leggine prima, no. Dentro questo ho fatto alcune poche affermazioni fondamentali. I primi tre capitoli si riconoscono perfettamente, hanno una funzione rispetto al tutto, ho provato di dirla. Molto più complicato è capirci qualcosa nel seguito, ma si vedono i tre settenari e con l'aiuto di Biguzzi ho tentato di dire che cosa differenzia gli ultimi due, perché è lì che Apocalisse manda nel pallone, dal capitolo 8 in avanti. Adesso gli ultimi due chiavi di lettura, quella che ho chiamato di tipo letterario, cioè il modo peculiare con cui è scritta l'Apocalisse, con cui è scritto questo libro. E diciamo, indico due caratteristiche, ma la prima la accenno appena. L'Apocalisse fa impazzire gli studenti che devono tradurre dal greco.
Perché? Perché è piena di anacoluti, di frasi spezzate, di disturbi nella concordanza. Cos'è la concordanza? È che una lingua, se il sostantivo è maschile singolare, l'aggettivo è maschile singolare. L'Apocalisse fa quello che le pare, rompe continuamente la concordanza. Se c'è un sostantivo che regge al genitivo, ce ne attacca uno al nominativo. In italiano non c'è problema, non abbiamo i casi, ma in greco fa impazzire chi legge, no? Allora, qualcuno dice, ma non sapeva scrivere. Oggi si afferma di più l'altra idea, che fa parte della strategia dell'autore, perché è un modo con cui colpisce il suo lettore e, isolando un elemento, perché spezza la catena sintattica, conferisce enfasi a quell'elemento. Quindi oggi molti pensano che non sia la questione di un autore poco colto, sgrammaticato, ma che piuttosto si debba vedere un modo con cui l'autore, pensate che comunque questo era un libro che veniva letto, essenzialmente letto prima, scusate, letto ad alta voce intendo dire, proclamato, no? Un modo con cui colpisce l'uditore, lo costringe a focalizzare il punto in cui c'è la rottura nella concordanza. Ma la cosa più importante, diciamo, più importante, è questa passione per i simboli. Allora dico una parola di più su questo. L'Apocalisse è un libro stracarico di immagini. Perché ama tanto esprimersi per immagini? Ma c'è una ragione di fondo, sapete? Se le sgrammaticature molti ritengono che siano al servizio di una enfasi sui contenuti, quanto più l'uso così abbondante delle immagini è collegato al contenuto. Perché? In fondo è come che Giovanni ci dica questo. Il piano di Dio sulla storia, che io ho visto, perché io fui in spirito, dice lui. Fui in spirito. Il piano di Dio che io, quando fui in spirito, ho potuto vedere, perché ho potuto vedere le cose dall'altra parte, no? Come si vedono dall'aldilà. Il piano di Dio, che è maturato nella trascendenza divina, è come faccio a tradurlo in termini umani perfettamente equivalenti? In fondo, questo uso spropositato delle immagini è al servizio di questa idea che non c'è un equivalente perfetto a livello concettuale. L'immagine conserva sempre un elemento di non definitezza, no? È non del tutto definita, ma questo si addice meglio alla rivelazione di qualche cosa che, no? Che dalla trascendenza viene a noi e che quindi non ha un perfetto equivalente nelle nostre categorie concettuali, non può trovare un'espressione realistica adeguata. Solo un linguaggio che sia, diciamo, di mediazione, cioè intellegibile in termini umani, ma al tempo stesso che tende a superare il linguaggio, soprattutto quello puramente razionale, concettuale, solo questo tipo di linguaggio può avvicinarsi in qualche modo al progetto di Dio da rivelare. Io credo che sia così, no? Che è una adozione consapevole di un modo di esprimersi, appunto, non per concetti, no? Ma per immagini, perché questa è più aderente a questo gap, questa, no? Non completa traducibilità che c'è tra la trascendenza e le cose viste dalla trascendenza e le nostre categorie. Ora, l'uso delle immagini nel libro dell'Apocalisse ha delle somiglianze ma anche delle differenze rispetto a quelle del Vangelo di Giovanni. Da un lato si deve dire, se io devo indicare all'interno del Nuovo Testamento il libro che è più vicino all'Apocalisse, non ci sono dubbi, è il Vangelo di Giovanni.
e d'altro canto è molto diverso. Però è vero che è il libro più vicino, e lo è anche per questo amore per le immagini, sicuramente. Però è vero che il libro dell'Apocalisse ha un modo curioso di usare le immagini che non è esattamente quello di Giovanni, perché, e qui adesso forse sto abusando della vostra resistenza, ma perché mentre in Giovanni il simbolo si staglia, come dire, nella sua, tra virgolette, semplicità, cioè il pane, in Giovanni Vangelo, si staglia in un modo semplice, il pane, l'acqua, l'acqua viva, il buon pastore. In Apocalisse i simboli si cumulano, cioè lui non si accontenta di presentare l'agnello. L'agnello non è un simbolo, certo, è una lettura simbolica di una bestia, di un'anima. Dice che però questo agnello è come sgozzato, oddio. E poi dice che ha sette corna. Guardate, ognuno di questi elementi è portatore di un plus di significato simbolico, e quindi abbiamo un livello di simbolismo, sì, esagerato, perché simbolico è il numero, simbolica è la bestia, in questo caso un agnellino, simbolico è anche l'elemento corno, che in sé è già un simbolo, capite? Simbolico è l'elemento, diciamo così, antropologico, non so, di uno che è stato sgozzato, non è antropologico, ma ognuno di questi elementi ha una portata simbolica. Questo non c'è in Giovanni. Giovanni ha un uso, tra virgolette, semplice del simbolo. Apocalisse cumula gli strati di simbolismo. E quali sono? Ve li dico grosso modo. Simboliche sono le zone del mondo. Si usa parlare di un simbolismo cosmico, il cosmos, il mondo. Simbolici sono gli animali, le bestie, un simbolismo teriomorfo, therion è la bestia in greco, ma può essere anche la bestiola, eh? Non è la bestia soltanto di Apocalisse, anche l'agnello è una bestia in questo senso. Simbolici sono i numeri, simbolici sono i colori. Ma simbolico è tutto ciò che si riferisce agli oggetti usati dall'uomo. Simboliche sono tante cose in Apocalisse che l'Apocalisse prende dall'Antico Testamento e quindi hanno quel significato dato loro dall'essere già usate nell'Antico Testamento. Faccio qualche esempio appena per queste categorie. Il cosmo, le zone del mondo, sono cariche di un plus di significato, no? Il cielo, la terra, l'abisso, sono le tre grandi zone. Il cielo è simbolico, cosa vuol dire? È la dimora di Dio. Anche la terra è simbolica, è la dimora dell'uomo. Anche l'abisso è simbolico, è il luogo del male. Sono tre zone geografiche, sì, sovraccaricate. Ma anche, questo è ancora più interessante, l'Apocalisse ama molto descrivere degli sconvolgimenti che mettono in qualche modo in relazione le zone del cosmo. Per esempio, il terremoto che scuote la terra, o la caduta della grandine che dal cielo cade sulla terra, sono modi simbolici per dire Dio interviene nel mondo degli uomini. La grandine che dal cielo casca sulla terra è Dio che interferisce, tra virgolette, interviene a livello della realtà in cui vivono gli uomini. Cioè, quindi anche gli eventi atmosferici che mettono in relazione le diverse parti del cosmo sono carichi di un significato ulteriore per Apocalisse. C'è un simbolismo delle bestie, certamente. Ci sono bestie positive, l'agnello, i quattro viventi, il leone di Giuda, i cavalli, E ci sono bestie negative, il drago, che è servito da due bestie, le cavallette. Che simbolismo è quello delle bestie, in generale? Poi ciascuna di queste andrebbe
ma in generale la bestia, l'animale, perché interessa Apocalisse usare tanto gli animali nelle sue descrizioni? Ma perché le bestie, perché le bestie nell'uso di Apocalisse descrivono una realtà intermedia, quindi non la realtà subumana, no. Il simbolismo delle bestie è quello di una realtà che è stata l'uomo e Dio. La bestia, le bestie in Apocalisse, tanto che siano negative quanto che siano positive, diceva Vanni, hanno come equivalente nella realtà qualcosa che è al di sopra dell'uomo ma al di sotto di Dio. E comunque hanno delle leggi di sviluppo, diciamo così, o di comportamento, queste bestie, che quindi sono in qualche modo già attinte alla trascendenza, diceva Vanni, cioè non funzionano come gli animali del nostro mondo, hanno dei meccanismi di comportamento, delle appunto caratteristiche che sfuggono, perché sono tra l'uomo e Dio e attingono già in una certa misura al mondo di Dio, al mondo della trascendenza. I numeri sono simboli, i numeri. Ah, certo, il 7, già detto, il 3,5, quanto gioca Apocalisse col 3,5? Lo dice almeno in tre modi diversi il 3,5. Un tempo, due tempi, la metà di un tempo, 3,5, la metà di 7. Ma anche quando dice 1260 giorni, che cos'è? È un anno, due anni, mezzo anno, contando l'anno con 3,50. No, con 3,60. Che cosa sono i 42 mesi? È la stessa cosa, di nuovo. Un anno, due anni, la metà di un anno, 12, 24, 6. Sono tutti giochi numerici di Apocalisse. Ma perché il 3,5? Il 3,5 va letto in rapporto al 7. Se il 7 è totalità, il 3,5 è incompiutezza, è un tempo limitato. E non so, poi 1000, per esempio, in Apocalisse è il numero che si associa alle realtà divine, per cui 12.000, no? 1000 anche come multiplo. Qualche cosa che richiama la dimensione già del mondo che verrà. Un caso molto particolare è il numero della bestia. Questo è un simbolismo molto particolare, 666, perché? Perché questo, il valore simbolico del numero deriva dal fatto che è probabilmente il corrispettivo di un nome proprio, le cui lettere hanno un valore numerico. E in questo caso i più pensano che si tratti di Nero, Nerone, no? Il valore numerico delle parole, delle lettere che compongono il nome Nero, Nero, Neronis. Vabbè. C'è un simbolismo anche cromatico, faccio un esempio di questo tipo. I cavalli che vedremo la prossima volta, i quattro cavalli dei primi quattro sigilli, bianco, rosso, nero, verde. Il bianco è il colore di Dio. Questo lo sappiamo anche dai sinottici. Un bel testo apocalittico è anche la trasfigurazione di Gesù, seconda domenica di Quaresima. Le vesti splendenti, bianchissime, sono le vesti dei risorti. Il bianco è il colore di Dio. Il rosso è il colore del sangue, ma in un senso negativo, di un sanguinario, evoca lo spargimento del sangue. Il nero, la fame, la miseria, miseria nera. Il verde, la morte, perché il verde si associa all'idea di un organismo che si decompone. Diventare verdastro è un organismo che va in decomposizione, quindi è tutto così, no? Anche i colori hanno tutti una portata, un plus di valore. Anche le cose che riguardano l'uomo, no? Uno che siede sul trono, facile da capire, cioè il trono è simbolo di autorità, di potere. Ma anche le vesti, anche qui facile da capire, comunque la veste indica la dignità,
la condizione, lo status, no? Quindi che cosa c'è di simbolico in Apocalisse? Tutto. Cioè, prepariamoci ad avere questo tipo di attenzione, cioè praticamente ogni elemento che compone la visione va un po' identificato e commentato. Il corno, ecco, per dire, che appartiene forse all'ambito delle bestie, è già nell'Antico Testamento immagine di potenza. Un corno è immagine di forza. Ultimo, e chiudo. Quindi il simbolismo, bisogna avere una sensibilità per questo peculiare modo di scrivere. C'è un'ultima chiave, l'ho chiamata così, questo libro così particolare e intrigante è fondamentalmente un invito rivolto a una comunità cristiana che si è radunata nel giorno di domenica perché si appropri di tutte le chiavi necessarie, e il libro te le vuole dare, di tutte le chiavi necessarie per fare un discernimento sull'ora presente. Quindi ha una grande attualità l'Apocalisse, no? Provo di sbriciolare, di spiegare gli elementi di questa mia descrizione. Se uno cerca dentro il libro stesso qualche indicazione su che cosa sia, tra le varie cose che trova, trova degli elementi chiaramente liturgici, quindi voglio valorizzare questo aspetto. Cioè, il libro dell'Apocalisse ha una chiarissima connessione con la liturgia della comunità. Dico gli elementi più macroscopici. Tutto si svolge di domenica. Non scherzo, eh? Tutto si svolge di domenica. Cioè l'unica indicazione viene data una volta per tutte al capitolo primo, versetto 10. Basta, dopo tutto avviene in quel contesto lì, versetto 10. Fui in spirito, dice il veggente. 1:10. Fui in spirito in die domenica. En te kiria kehemera, nel giorno del Kyrios, nel giorno del Signore, il giorno signoriale. Ci sono pochi dubbi, è il primo giorno dopo il sabato, è il giorno in cui le comunità cristiane usano ormai regolarmente celebrare la propria assemblea, il proprio raduno, la propria liturgia. E udii dietro di me una gran voce come di tromba che diceva, e qui parte Apocalisse, ma non ci schiodiamo più da qui. Cioè, l'Apocalisse ha avuto questa visione di domenica, ma l'idea è anche che questa visione è destinata alla domenica, cioè ha il suo contesto proprio nel giorno della liturgia cristiana. È il giorno della visione, ma è anche il giorno dell'ascolto del libro, di quello che il libro contiene. Ci sono altri elementi di tipo liturgico? Sì, no, non penso tanto alle descrizioni delle liturgie celesti, che sono un sacco, ma al fatto che ci sono dei dialoghi che sembrano proprio mettere in gioco un lettore e un'assemblea. E quindi il libro sembra proprio pensato così. C'è un declamatore che ha davanti un'assemblea che ogni tanto interviene. Questo è stato osservato già da un po' di tempo. Quell'Ugo Vanni più volte citato, per esempio, ha diversi studi, padre Vanni, su questo, cioè questi dialoghi liturgici che si trovano all'inizio e alla fine del libro. Per esempio, all'inizio, no, i primissimi versetti, leggiamo questi, potrebbero essere immaginati in questo contesto. Uno fa da lettore e l'assemblea che risponde. Dice, capitolo primo, versetti 4, da 4 a 8, Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazia a voi e pace da colui che è e che era e che viene,
e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone, quello fedele, il primogenito dei morti e il capo dei re della terra. E qui finisce il saluto iniziale del lettore. Assemblea. A colui che ci ama, ci ama. L'assemblea interviene al plurale. A colui che ci ama e che ci ha sciolto, ci ha liberati dai nostri peccati nel suo sangue e fece noi un regno, sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui. L'assemblea pronuncia la dossologia, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Forse si può immaginare che per un po' legge di nuovo un altro lettore e l'assemblea chiude. Amen. Riparte. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero e si percuoteranno per causa sua tutte le tribù della terra. Qui sembra un'altra voce che interviene. Io sono l'Alfa, l'Omega, dice il Signore, Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Si possono sentire, no, come diverse voci che interagiscono. L'Apocalisse è un libro che è pensato così. È pensato per essere ascoltato da una comunità che si è radunata nel giorno di domenica e che appunto ode, sente le visioni del veggente Giovanni. Ma perché? Per fare che cosa? A che cosa serve tutto questo? E qui un po' recupero, allora il soggetto interpretante dell'Apocalisse, cioè quel destinatario del libro che è invitato a esercitare un'azione di interpretazione, è l'assemblea ecclesiale. L'assemblea ecclesiale. Ah, ecco, sì. Prima posso recuperare un altro elemento, che è questo. Oltre ai dialoghi che ho provato di mostrare adesso, ogni tanto nell'Apocalisse è come che il lettore stacchi gli occhi, perché sta leggendo le visioni, no? E guardando l'assemblea che ha davanti, la invita a svegliarsi. Faccio un esempio. Ci sono alcuni punti nel libro. Ce ne sono uno o due al capitolo 13, adesso io prendo un esempio soltanto. Dice, il capitolo 13 è quello della bestia. E dopo averla descritta, e fu dato a lei, adesso prendiamo la CEI, fu dato alla bestia, Sì, è al versetto 15, sì. E le fu anche concesso di animare la statua della bestia in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia e il numero del suo nome. E qui alza lo sguardo e dice: qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, è infatti un numero di uomo. E il suo numero è 666. Poi riparte. E vidi, no? Ogni tanto c'è questo curioso fenomeno che sembra da interpretarsi così, se ricordiamo l'ambientazione iniziale. Cioè lui ha davanti l'assemblea, arriva a un punto cruciale e dice: svegliati, qui sta la sapienza dei santi, cioè dell'assemblea radunata. Applicatevi per decodificare che cosa significa il numero della bestia. Ma questo vale anche per altri, non solo per questo numero, appunto. Insomma,
Questa è la situazione presupposta da Apocalisse. C'è un soggetto collettivo, collettivo, che è invitato a compiere un'operazione di discernimento, di interpretazione, che chiede sapienza. Qui sta la sapienza. Allora, cosa avevo detto all'inizio, quasi all'inizio, e adesso lo riprendo per chiudere? Cioè, vedete che l'apocalittica contiene un elemento di tipo sapienziale, che è proprio questo, cioè ci vuole una capacità del cuore e della mente. Perché? Perché non esiste nessuna applicazione meccanica delle grandi categorie teologiche alla nostra realtà. Se ci manca la sapienza, non riusciamo a fare un discernimento. Mi spiego con un esempio che prendo non dall'Apocalisse. La scrittura, tutta la scrittura, ci consegna un patrimonio grandioso, meraviglioso di criteri per leggere la realtà. Io credo che la scrittura ci dà questo, no? Tutta la scrittura. E l'apocalittica ha proprio questa consapevolezza. Attingere dalle scritture precedenti, la profezia di Israele, le grandi categorie per leggere la realtà, no? Però la realtà nella sua complessità chiede sapienza. Quale delle categorie, degli schemi di lettura della realtà che ricavo dalla Bibbia va bene per questa situazione? E qui faccio l'esempio. Nel Vangelo di Matteo la nona beatitudine dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di malignità contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così fecero con i profeti prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che a essere cacciato via e calpestato dagli uomini. Allora, nel giro di 3 versetti abbiamo due immagini di sofferenza, di essere ridotti a mal partito, e il soggetto sono sempre i cristiani, i discepoli di Gesù. Nel primo caso la persecuzione, la sofferenza è legata al suo nome, nel secondo caso legato al fatto che abbiamo perso sapore. Quale delle due va bene per la nostra epoca? Qui sta la sapienza, cari. Ma poi la nostra epoca è già troppo generale. Voi capite però che abbiamo nel giro di due versetti due chiavi di lettura che non sono coincidenti. Quando la comunità cristiana è ridotta a mal partito, è calpestata dagli uomini, che cosa deve dire? Qui sta la sapienza, ci vuole. Bisogna fare un discernimento. È un esempio estremo, no? Ma credo di farmi capire in questo modo. Non esiste un'interpretazione della realtà che non metta, che non chiami in causa la sapienza. Il rischio di sbagliarla, questa interpretazione, è molto grosso. Per questo è solo il soggetto della Chiesa in quanto tale, collettivo, che può fare, non può essere un singolo, no? Perché proprio questo è il punto, che tra la bellissima categoria di lettura della realtà che mi ha dato il libro dell'Apocalisse, che ho ricavato dalla Bibbia, e la mia situazione, c'è un'operazione sapienziale con cui devo imparare a fare il collegamento giusto. Qual è la griglia di lettura della realtà che funziona davvero per il mio oggi? Qui sta la sapienza dei santi. Perché se no si fanno delle letture sballate. Allora la realtà esattamente non è sottoposta a un vero discernimento spirituale, ma è così che funziona Apocalisse. Allora, qual è il senso di questo libro? Lo dico adesso con le mie parole per chiudere. Abbandono il foglio. È questo, cioè l'assemblea radunata, come siamo noi, anche se non è la liturgia in senso stretto, ascolta
questo insieme di visioni e si vede consegnare con tutti questi simboli da decodificare. Questa è la prima cosa da fare, no? L'assemblea deve essere capace di decodificare i simboli. Si vede consegnare attraverso tutti questi simboli delle categorie, delle chiavi di lettura, Vanni diceva degli schemi teologici di intellegibilità del reale, no? Delle chiavi teologico-spirituali per leggere il reale. Ci vengono date in mano tutte questa ricchezza, no? Che proviene da chi ha creduto prima di noi, dall'Antico Testamento e da Giovanni stesso. E che cosa dobbiamo fare? Allora abbiamo da un lato questa ricchezza e dall'altro la storia dentro cui siamo immersi, le circostanze storiche, ma l'apocalittica ha questa idea che la storia è un continuum e quindi ci sono delle dinamiche che valgono per tutta la distesa del tempo, però la loro applicazione, l'applicazione giusta delle griglie di lettura, delle chiavi di lettura, degli schemi, questo è un esercizio sapienziale. Ci vuole orecchio aperto, chi ha orecchie intenda, diceva già Gesù nelle parabole, questo grido di risveglio, come viene chiamato, va benissimo anche per l'Apocalisse. Bisogna aprire le orecchie, bisogna avere una mente che recepisca e poi non lo può fare un singolo, perché qui sta la sapienza, nel trovare l'abbinamento giusto, cioè nell'applicare alla situazione che vediamo la chiave di lettura spirituale e teologica che è veramente adeguata ad essa. E così l'Apocalisse è l'esercizio, come dire, è un esercizio in atto, si potrebbe dire, no? L'Apocalisse di Giovanni, che è nata in un tempo di tribolazione, come del resto anche Daniele, presenta delle categorie teologiche da applicarsi in ogni tempo. La Chiesa potrà sempre o avrà sempre la possibilità di interpretare la sua ora, lasciandosi appunto consegnare queste grandi categorie che poi in fondo vengono nella loro radice ultima dalla grande profezia, dalla profezia dell'Antico Testamento, no? E che diventano appunto criteri per comprendere il tempo dentro cui si vive.